Allora, attenzione, vi racconto una cosa che veramente riguarda tutti. Prima o poi dovremo passare attraverso questa fase della nostra vita. È una fase che prevede praticamente il superamento di una pietra miliare che divide la nostra vita con un prima e un dopo. Mi metto di profilo per farvelo capire bene. Guardate, prima è così e dopo è così. Non c'è niente da fare. E come tutte le cose naturali della vita, uno ovviamente se ne accorge sempre così, all'improvviso, quando non ci pensa. Fai conto, magari una sera uno torna a casa stravolto e dice: guarda, proprio non mi voglio cucinare niente, non me ne frega niente, mi prendo il sodo surgelato, me lo faccio nel microonde e buonanotte al secchio, basta. Apri il freezer, prendi il tuo sodo surgelato, lo guardi, una guazza. E all'improvviso, per la prima volta in vita tua, fai questo gesto che avevi visto fare solo agli altri e non capivi perché lo facessero. Fai così. Oh, porca miseria, non ci vedo più, sono diventato vecchio, tocca andare dall'oculista. E quindi questo è il problema. Fatto sta che però la visita dall'oculista in realtà è una cosa abbastanza facile, perché come entri vedi un cartello, quello dice: ah vabbè, ma io chissà che mi credevo questo, ve lo ricordate, no? L'abbiamo visto tutti quanti. Ah certo, ma questo, ma ho fatto l'esame della patente proprio, chi era, qualche anno fa? 30, sono passati 30 anni da quel momento. Cioè, no, ma guardi dottore, io ci vedo benissimo. Sì, mi dica un po', guardi, Napoli, Xavier, Venezia. Fa vedere pure che conosci, capito, il linguaggio internazionale, l'alfabeto Xavier, no? Milano, Como, Torino, Hotel. Ascoli, Firenze, Domodossola, Zara, Empoli, Bergamo, Genova, Livorno, York. Como, Kurzal, Italy. Vado via? Sì, sì, prego, vada. Non si preoccupi. Senta, l'ultima cosa, le chiedo per favore. Può coprirsi un momento l'occhio con la mano destra e mi ricorda il cartello? Sì, certo, dottore, qual è il problema? Ci mancherebbe altro. Cosa vedo adesso? Dottore? Ti cambia pure la voce, eh? Allora, legga, legga. N per V una clessidra, una mosca e un topolino. Senta un po', mi legga la quinta riga. La quinta? Perché non sono tre, dottore? E purtroppo è così. Quindi l'oculista si mette a ridere, si alza, va verso una cassettiera e apre sempre, non chiedetevi come e perché, il secondo cassetto e tira fuori il più brutto paio d'occhiali che abbiamo mai visto in vita nostra. È talmente tanto brutto che manco Giampiero Mughini riuscirebbe a mettersi. Te lo mette addosso e in quel momento, di colpo, la luce! Ma io vedo benissimo, dottore, ma è una cosa straordinaria! Comincia a urlare, ma com'è possibile che vedo così bene? E il dottore urla più di te, si calmi! Cioè, ma no, perché questa... Adesso glielo spiego, un attimo, si calmi! L'oculista dice, vede, andando avanti con l'età, tutti diventiamo presbiti. Che? Presbiti! E mentre lo dice, adesso io le faccio una bella ricetta, e mentre lo dice mette pure lui un paio di occhiali, pure lui che è oculista, quindi proprio sarà vero questo fatto, no? Cioè allora adesso lei con questa ricetta andrà dal suo ottico di fiducia, si fa un bel paio di occhiali e da quel momento lei potrà cominciare a usarlo la sera per leggere un libro, qualche volta quando è stanco, va bene? Grazie, arrivederci. Grazie dottore, benvenuto nel club. Che club? E un giorno capirà, e vabbè. E quindi da quel momento in poi noi cominceremo a odiare tutti quelli che fanno le scritte piccole, a cominciare dai foglietti illustrativi delle medicine, che quelli non solo lo fanno piccolo, ma io vorrei sapere una cosa, ma come lo piegano? Come lo piegano sto foglietto? Non c'entra niente con la vista, proprio voglio vedere questa cosa qua. Io ogni volta che apro questo coso, siccome sono tipo preciso, come avete capito, io ogni volta che lo tiro fuori, lo apro bene, ta 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 ta. Per ripiegarlo non ci si riesce! E ogni volta lo devi rinfilare dentro, che è una cuffia! Com'è possibile questo fatto? E poi scusate, vorrei sapere una cosa, già che ci siamo, scusate, ma io vorrei sapere, ma ci fosse mai una volta che io prendo sempre le stesse medicine, che apro il coso dalla parte dove non c'è foglietto?
C'ho il 50% delle probabilità, no? Io poi me lo ricordo, capito? Prendo quello, lo apro a destra, la posso... No, apro a sinistra, sta dalla parte sinistra. È una cosa assurda. C'è quella medicina che conosciamo tutti, quelle, i sali di lisina, non posso dire il nome, no? Quelle bustine danno ai bambini. Ovviamente sta sopra. Io dico, no, adesso lo apro sotto, anche se mi cadono. E l'hanno messo sotto. È una cosa incredibile. Mi dà fastidio, vabbè, questo non c'entra niente. Dunque, e poi per finire, ovviamente, noi cominceremo a maledire i tempi di cottura della pasta. Che lì non solo lo scrivono piccolo, ma lo scrivono ognuno dove gli pare. Ed è una cosa che a me mi fa diventare pazzo. Ma poi io mi chiedo una cosa, scusate, ma siamo in Europa, sì. Non si potrebbe fare un protocollo europeo dove veramente dice, allora, chi vuole produrre la pasta da oggi deve fare così. Maccheroni, grosso a capo, 9 minuti, uguale, sotto al tipo di pasta, no? No, niente, ognuno deve... Anche perché io vorrei sapere, quando è che tu ti ricordi di guardare il tempo di cottura della pasta? Quando l'hai buttata? No? E ti piglia l'ansia. Oddio, perché oddio, magari si scuoce, non so far partire il timer, le cose. Ed è lì che ti chiedi quando faccio c'ha un parallelepipedo, perché tu lo cerchi da tutte le parti e non lo trovi. Anche perché. Anche perché io dico, non è che tu di pomeriggio dici, aspetta, stasera mi faccio un po' di pasta, fammi andare a vedere in cucina i tempi di cottura così non perdo tempo. No, lo fai lì solo all'ultimo minuto, va bene? Allora, io vi dico questo. Siccome perdo la testa per questo fatto, vi vorrei parlare di... C'è una pasta famosa che si trova nei supermercati, è bello il packaging, è tutta carta di plastica trasparente, ok? Prendiamo in esame la confezione da 500 spaghetti, ok? Da 500 grammi di spaghetti, va bene? Allora, tu la apri, io personalmente, quando sto da solo, magari un po' merode, cioè così, io che faccio? Mi faccio 2 etti e mezzo, da solo, tanto non avanzano, li finisci comunque, finisci, va bene? Tu me li faccio, fatto. La seconda volta che rimangono quegli altri 2 etti e mezzo, io li prendo e li butto nell'acqua e lì scopri che la busta è trasparente e non c'è più niente dentro a fare da contrasto per leggere il tempo di cottura e ci devi mettere la mano 3 ore e cosa leggi? Spaghetti 35 alla smorfia. Ma che mi frega a me di sapere quanto vanno gli spaghetti al gioco dell'otto? Scrivami il tempo di cottura e falla finita, no? E basta. Vabbè Riccardo, se compri le paste commerciali, ma che pretendi, no? Allora, una volta mi hanno regalato una pasta bella di un pastificio abruzzese, va bene? Con un bellissimo packaging anche lì, no? Per cui c'era questa scatola di cartone, sai, di carta paglia, tipo cartoncino, una cosa bella, color carta paglia, diciamo, color carta, va bene? Io mi ricordo erano bavette, me lo ricordo, non me lo dimenticherò mai. Vedo ste bavette, cerco il tempo, non c'è, butto la pasta, dice, come i nervi, domani le chiamo. Ho chiamato il pastificio. Buongiorno, sono Riccardo Rossi, chiamo da Roma, ho fatto un'intera urbana, per fare questa cosa. Cioè, sì, mi dica, senta, io voglio sapere dove scrivete il tempo di cottura, perché sulla scatola non l'ho trovato. È vero, infatti, noi non lo scriviamo sulla scatola. Perché, scusate, dove lo scrivete? Sulla linguetta d'apertura. L'ho buttata la linguetta d'apertura, l'ho buttata aprendo la scatola! Cioè, ma mica possiamo fare le scatole, ogni scatola, sì, dovete farlo così lì sopra. Allora mi hanno detto, Riccardo, basta, ti devi rivolgere a dei professionisti, no? Compra la pasta napoletana, quelli sanno fare la pasta, la fanno dalla vita, compra quella e basta. Allora, va bene, sono andato in un negozio e ho comprato 500 grammi di paccheri. Pago questi 500 grammi di paccheri, 6 euro, quindi li pago bene, ok? Oh. Dico, beh, questi ci sarà scritto bene il tempo di cottura, no? Infatti ho scritto paccheri, grosso, enorme, giro e dietro, enorme, tempo di cottura. Fantastico, dovevo pensarci prima. E cosa c'era scritto? Un vero amante della pasta non deve certo sapere quanto tempo impiega la cottura. Oh! Ma che è questa arroganza? Che è questa sicumera? Metti il tempo di cottura e basta, no? Anche perché sono paccheri, i paccheri pesano 100 grammi, sono 4, uno lo mangio prima, uno lo mangio dopo, quanti me ne mangio con diti 2? Dai, basta, no? Scusate lo sfogo, comunque riprendiamo l'argomento della lista.
Dunque, come diceva la nostra cara amica Michelle Pfeiffer, il bello di cominciare a perdere la vista è che quando ti guardi allo specchio, le rughe, come per incanto, scompaiono. Buonanotte!